Salutiamo logicamente Alberto, il figlio di Pluto, che vi aspetta a Ponte Bugianese in via Savorgnana con Cinefoto Ottica Pluto, il suo negozio, dove troverete naturalmente tanti servizi importanti per matrimoni, book fotografici, eventi, occhiali delle migliori marche, centro applicazione e anche lenti a contatto. Amici appassionati di biliardo, soprattutto biliardo a stecca, eccoci qua per il primo appuntamento importante della stagione 2016-2017, soprattutto per quanto riguarda appunto i vari tornei regionali. Attenzione, perché poi parleremo anche di Serie A, quindi ci saranno tante gare veramente molto interessanti per questa nuova stagione appunto, ma quest'oggi andiamo a vedere insieme il settimo Memorial Pluto, biliardo Club Montecatini, che ospita questa bella manifestazione. Gara, ricordiamo, all'italiana, 150 punti con handicap, che non è valida per la classifica della Coppa Toscana, e era aperta a 128 giocatori di ogni categoria, quindi un torneo open. Siamo su Sport TVL, ma siamo soprattutto ancora di nuovo insieme anche per questa stagione con Nicola Biondi. Ciao Nicola! Buonasera Alex e buonasera a tutti gli amici del biliardo toscano. Diamo un benvenuto al biliardo su questi teleschermi su Sport TVL, perché è la prima volta che trasmettiamo il biliardo su questa rete. Questa splendida rete che parla soprattutto e fa vedere tantissimo sport, quindi visto che il biliardo fa appunto parte dello è uno sport a tutti i livelli, Alex. Di eccellenza, veramente importante, uno sport di centinaia di anni, quindi andiamo a riscoprire questo sport soprattutto per quanto riguarda il gioco dei birilli, quindi dei cinque birilli quest'oggi. Poi andremo anche a parlare di campionato di Serie A nel corso delle prossime settimane con le squadre migliori della Toscana, con tutti i più grandi giocatori. La finale che vi andiamo a proporre è quella del Memorial Pluto, che si gioca al Billiard Club Montecatini. È quella tra Michael Lunardi, una bravissima prima categoria, tesserato al Johnny the Best di Lucca, e il suo avversario Aldo Masi, anche lui una prima categoria, tesserata allo Spaccone Club di Sant'Angelo al Re all'Ecore. Alex, è una partita ai 150 punti, innanzitutto ti chiedo il tuo favorito. Il favorito, da come ha giocato fino adesso, penso che sia Michael Lunardi, anche perché è riuscito proprio nella prima partita a vincere su un professionista, ricordiamo. Sì, il percorso di Lunardi sicuramente è molto più difficile, soprattutto inizialmente, di quello del suo avversario, anche se il suo avversario ha affrontato veramente dei bravi avversari. Soprattutto il tuo socio. Il mio socio, sì, ma ci arriviamo dopo. Quindi il primo avversario che ha battuto Michael Lunardi è il professionista Alberto Putignano. Ha giocato benissimo Michael, e forse a detta di tanti è stata la più bella partita che ha giocato quest'oggi, in attesa chiaramente della finale. La seconda partita l'ha visto vincere contro Gianni Baroni, e la terza partita, nella semifinale, ha vinto contro Giacomo Ferro. Mentre il suo avversario Aldo Masi, alla prima partita ha vinto a Giannini, alla seconda partita ha vinto al mio socio Gianluca Nascimbene, che mi fa sempre compagnia in commento sulle gare nazionali e anche sulle gare che andiamo a girare l'Italia insieme, e nella semifinale ha avuto la meglio di Marco Bertoloni, il master di Pistoia. E sono già partiti, adesso sì, che ci siamo dilungati un po' nelle chiacchiere, allungo un altro po', Alex, per sì, spiegare ai nostri amici sportivi le regole al volo di questo gioco. Ogni giocatore è assegnato una biglia di un colore, a Lunardi è assegnata la biglia bianca, quindi chiaramente deve prendere la biglia gialla e con questa fare i birilli oppure il pallino. Se fa il pallino con la sua biglia vale 4 punti, con l'avversaria in questo caso la gialla vale 3, e i birilli del castello valgono tutti 2 punti, il rosso vale 4, se ha battuto da solo vale 10. Questo per rinfrescare un po' la memoria, o chi, per aiutare chi non ha o mai chi visto, non ha mai visto il gioco del biliardo. Ecco, abbiamo visto e cercato di far capire insomma le regole, abbiamo visto l'acchito di Michael Lunardi, alcuni già dei buoni tiri, 9 punti per Lunardi, 2 per Aldo Masi, che adesso è impegnato a questa conclusione molto probabilmente di calcio dalla lunga corta, uno striscio con poco effetto. Eh sì, anche perché i biliardi sono nuovi e quindi stringono molto.
la traiettoria dello striscio chiaramente tende un po' di più a chiudere. Vediamo da quest'altra inquadratura, bravo Alex che hai cambiato la telecamera al volo, questo disimpegno di sponda coperto molto bene in una difesa trasversale Aldo Masi, e vediamo adesso Michael dalla corta di testa. Scava molto bene l'entrata, va a prendersi questo pallino da 4, pallino da 4 che però gli preclude il fatto di poter fare una buona difesa, anche se questo pallino ostacola la raddrizzata per Aldo Masi. Tiro diretto di Aldo Masi. Ricordiamo anche l'arbitro di questa partita, di questa finale, è Bianucci, che è il direttore di gara, è un delegato provinciale, è un bravissimo delegato provinciale. Adesso effettua il pallino da 3, motivamente cercherà una steola. La steola è chiaramente la difesa dove viene interposta tra le due biglie, tra le due biglie gialla e bianca. Cerca di nascondere il pallino. Infatti. Ecco, preso molto bene. La fa molto bene, realizza il pallino di 3, Alex le mette in parificazione, interpone tra le due biglie il pallino, quindi dovrà andare motivamente a una conclusione di sponda Michael Lunardi. E passare dietro al pallino di misura. Che mandare la biglia gialla sui birilli. C'è un passaggio millimetrico, però è obbligato, quindi deve passare. Vediamo se stare sullo stretto riuscirà a fare il pallino da 4. Probabilmente sì. No. Ci passa vicinissimo, vedi Alex, l'intenzione è che molto umile tra l'altro di Michael era quello di toccare la biglia gialla, eventualmente fare un pallino da 4. Però non ci è riuscito, quindi opportunità frontale adesso per Aldo Masi che si trova sotto di 8 punti. Un giro per lui, vediamo. Cerca anche il pallino, non ci riesce neanche il giro. Lo fa leggermente largo, che è parte di ragione del tiro sul biliardo nuovo. Per rimanere bene, per fare la copertura, la cosiddetta copertura, nascondere la biglia all'avversario. Garuffa adesso per Michael Lunardi, che scava troppo questa entrata e molto probabilmente è un po' abbondante sulla forza, quindi la prima vera occasione frontale per marcare questa raddrizzata ce l'ha Aldo Masi. Infatti sta caricando proprio il tiro. Può fare anche il pallino da 4, Alex. Se prende la biglia scarza, solamente troppo, che qui ha fatto l'errore che non doveva fare, prenderla grossa, perché non ha marcato né birilli né pallino da 4. Sicuramente un po' di tensione, Alex, perché è una finale importante. Molto importante, sì. Un torneo open, quindi aperto a tutti i giocatori, sia delle eccellenze sia delle categorie base. Ricordiamo che ci sono gli handicap tra le categorie di eccellenza e anche gli handicap chiaramente tra le categorie di base. Questo sembra quello buono. Che doveva fare Masi. Eccolo l'ha qua. Fatto Lunardi. Non rientra il biliardo, però molto bello lo stesso. Pallino da 4 e 4 punti sul castello, aumenta il suo margine di vantaggio, siamo 21-5. Ti dicevo, Alex, ci sono i vantaggi tra le categorie, sì. Quindi le categorie più basse chiaramente prendono vantaggio dalle categorie più alte, che partono a meno. Ricordiamo che quest'anno, questa stagione, poi ci sono categorie, anche l'handicap fra professionisti nazionali e master. Sì, c'è un piccolo vantaggio tra la maggiore categoria professionisti, tra subito quella sotto i nazionali è il 4%, c'è un altro 4% tra nazionale e master, e poi dopo è invariato la percentuale tra le categorie di base e master, che è sempre l'8%. Quasi strike per Michael Lunardi. Come abbiamo detto, questo biliardo non ha molto rientro, quindi la biglia va dall'altra parte, non tende a rientrare, quindi come capita in molti altri biliardi. 6 punti per lui, 27-7, il vantaggio è abbastanza importante. Sì, comincia a essere notevole. Garuffa adesso, lunga corta per Aldo Masi, la prende internamente, e buona comunque la forza, non ha preso una quantità buona per fare difesa. Vediamo se Lunardi giocherà una steola, anche lui appoggiarsi dalla lunga, no, all'angolo preciso. Precisissimo. Lo realizzo molto bene, bravo Lunardi, 2 punti. Addirittura Alex ha fatto il difficile. Sì, è passato stretto e è riuscito insomma a fare questi 2 punti e a coprirsi anche molto bene. E adesso Masi che andrà in sponda palla dalla lunga per realizzare il pallino da 3.
e una steola, sì. Cercare una difesa di pallino. Entra troppo, però scava troppo l'entrata. Realizza sì il pallino da tre, ma la sua biglia non si sposta verso l'angolo di destra, in basso a destra. Quindi lascia questo traversino e pallino da 4. Quasi obbligato. Bisogna vedere adesso la posizione di palla che riuscirà a colpire Michael Lunardi, che deve essere veramente poca, con il giusto effetto per mandare la sua birilli. Sì, una quantità scarsa con un pelo d'effetto a sinistra. Sicuramente dovrà dosare molto il colpo per attenuare l'impatto sul pallino da 4, per non spostarsi troppo con la sua biglia. E Michael lo fa benissimo, lo prende pieno questo pallino, realizza anche il traversino, 4 e 4, 8, si mette 37 e 10. Ottimo l'inizio di Lunardi, un po' meno quello di Masi, che secondo me Alex sta pagando un po' l'emozione. Eh sì, perché ha vinto, come abbiamo detto, con Nashin Bene, ha vinto con Bertoloni, con giocatori di valore superiore, le varie eccellenze, adesso però forse paga proprio questo. Giro per Aldo Masi, lo sbaglia leggermente sullo stretto, tanto da non coprire. Secondo me ci può essere una sorta anche di appagamento a livello di risultato sportivo, perché Masi non è molto abituato a fare le finali e giustamente essere arrivati in finale dopo aver battuto giocatori del calibro di Nashin Bene e Bertoloni può dare una sorta di appagamento, mentre non vediamo per niente appagato Lunardi, che continua a macinare il gioco, continua a passare intorno al castello, non fa il pieno, però alla fine marca sempre qualcosa. Abituato sicuramente a dei biliardi che hanno molto rientro, infatti abbiamo visto questi non ne hanno per niente. Forse questa volta riesce a fare il filotto Aldo Masi, eccola qua, un bel tiro appunto in questa partita. Sì, una raddrizzata di terza, riesce a aprire bene la biglia bianca verso il castello, quindi il primo filotto per Aldo Masi, però non difende, ha un'altra opportunità frontale Lunardi, che è un colpitore eccezionale, un giocatore molto completo. Vediamo, ecco, come ho detto, infatti qui Michael gli è partita troppo effetto, l'ha allargata troppo e l'ha scavata anche poco, e qui un errore abbastanza vistoso per Michael, che doveva rispondere subito alla marcatura di Aldo Masi, che adesso ha quest'altra opportunità. Vedi Alex, è 23 punti indietro, può realizzare il pieno e il pallino da 4 è abbastanza scontato. E rimette sempre il tiro, sì, è vero. Rimpallato. No Alex, mi sa che l'ha presa proprio scarsa. Scarsa? Sì, l'ha presa scarsa, non ha rimpallato e più che altro non ha stoppato la sua biglia accanto al pallino da 4 e lascia quest'altra occasione per Michael, che sinceramente una penso la possa sbagliare. Quest'altra mano sul panno è molto più difficile, vediamo se evita il rimpallo di terza passata, che era una delle difficoltà del tiro, e realizza di terza passata 8 punti e rimette un po' le cose a posto. 49-22, due sbagli gravi per Masi, che adesso appunto ha pagato le conseguenze di questo sbaglio, con Michael che è riuscito a fare ancora 8 punti e andare a 49 contro 22 di Aldo Masi. Entra troppo, scava troppo questa garuffa, più che altro è corta, e quindi un'altra opportunità frontale per Michael, che nella fase iniziale di questo incontro ha tirato sempre sfasci raddoppi, ecco, e adesso qua, sta scaldando il braccio. Qui non evita il rimpallo, questo velo di rimpallo che gli preclude il fatto di trovare una difesa, però gli porta in dote sempre 8 punti questa conclusione. 57-22. La replica di Aldo Masi con questo sfaccio, si deve sostenere andando in lunga con la propria biglia, prendere mezza palla. Questo lo finalmente fa benissimo, bravo Aldo, 8 punti. Non trova la difesa molto probabilmente, però una buona conclusione, risponde alla marcatura di Lunardi con questi 8 punti e si tiene sempre attaccato. 27 punti sono tanti Alex, ma non sono tantissimi. Ma vediamo, abbiamo visto insomma, adesso la partita entra nella fase importante dei bei tiri. Un po' una partita giocata e qui rimpalla Michael. Forse fa anche il pallino, vediamo. No, gli passa davanti, fa solo 2 punti. Dicevo,
una partita giocata un po' a viso aperto nelle fasi iniziali. Sì, un po' di tensione forse anche iniziale. E sicuramente se si gioca a viso aperto vince il colpitore migliore, che in questo caso è Lunardi. Michael Lunardi. Sicuramente. Vediamo che quantità di biglia ha a disposizione Aldo Masi, se gli permette di giocare un pallino da 4 e un giro, oppure aveva solo la porzione per lo striscio. Ha preso doppa palla, evidentemente. Anzi, ha preso Bello prima, quindi biglia libera. Un errore abbastanza vistoso questo di Aldo, che è andato su una doveva giocare uno sfaccio difensivo, ha cercato molto bene, mette uno striscio in attacco. Commette un grave errore, regala 4 punti a Lunardi, che già non aveva bisogno di regali. E infatti vediamo soprattutto come rimangono le biglie. Realizza 8 e mette a posto, quindi un tiro in diretta adesso per Masi, che si trova adesso sotto 41 punti e a disposizione solamente questa garuffa, con un'entrata dalla corta abbastanza piccola per realizzare birilli. Entra poco soprattutto, e forse rimane anche scoperto sotto il tiro dell'avversario. Vediamo, lascia la palla però sulla sponda corta, quasi attaccata. No, a vedere come sono posizionati i diamanti penso che non la veda, dovrà andare una garuffa Michael Lunardi. Garuffa anche lui, lunga corta. Vediamo se lui scava un po' meglio l'entrata, ma passa lontano da Castello. In questo caso ha a disposizione uno schiaffo, molto probabilmente, dalla corta. Non giocherà più sulla sponda lunga, ma giocherà sulla sponda corta. Il pallino protegge il Castello sullo stretto. Vediamo se al passaggio sul largo, molto probabilmente sì. Sul largo potrebbe trovare un'ottima difesa buca buca Aldo Masi. Ha bisogno di ripartire da una difesa stretta per poter mettere un parziale. Lui gioca un angolo a scendere. Non ancora la sua però, in questo caso. L'ha presa leggermente grossa, la sua non ha corso. Certo, ha bisogno di qualche conclusione un po' più efficace Aldo per rimettere in piedi questa finale. Andiamo da questa angolatura. Qui può giocare un traversino oppure giocare un giro ad andare avanti senza rischiare niente. Infatti Michael penso che è quello che giochi, lo fa strettissimo, però molto probabilmente trova una buona copertura, soprattutto mette tanta distanza tra le due biglie. Forse è una corsa troppo però. Sì, l'ha fatta talmente tanto stretta che le due biglie sono andate entrambe sul quadrante di sinistra. Adesso Masi ha una conclusione frontale, però battere una conclusione frontale a questa distanza, 41 punti indietro, è sempre difficile. È riuscito molto bene però. Però ha giocato benissimo Aldo, fa 8 punti, vediamo se risale addirittura la biglia. Sotto il Castello di 3 passate e mezzo, capolavoro di Aldo Masi. Bellissimo tiro. Di mattoncini per fare la rimonta ne deve mettere tanti, e questo è uno di quelli che deve cercare di mettere per recuperare lo svantaggio. 71-38, sponda palla di Lunardi. Ha guardato il pallino, infatti. Sì, non c'era lo spondapalla Birilli, l'ha giocato proprio così di sfaccio. Nascondere la biglia dell'avversario dietro al pallino. È un buon disimpegno di Michael, che rimane calmo e lucido, forte chiaramente del suo vantaggio di 33 punti. 3 sponde di calcio per Masi. Deve cercare di trovare bene la forza per difendere e non far battere un'altra conclusione frontale a Lunardi. Gli ha già fatto vedere che qualità sulle palle frontali a Michael. Qui si vede molto meglio l'inquadratura per quanto riguarda il prossimo tiro per Michael. Che molto probabilmente ha a disposizione uno sfaccio, Alex. Se lo diminuisce di forza oppure può andare in attacco sull'angolo. Anche forse un pallino da 4 che lo può difendere dopo. Guardate, va di misura sul pallino da 4. E fa quasi una steola. Sì, un po' fortunata la rimanenza, però molto preciso sul Castello e pallino. Anche 4 e 4, 8, va a 79 e rimette 41 punti tra lui e Masi. Masi qui deve o giocare un calcio per il pallino da 3 oppure si deve rifugiare in difesa, è in finezza. Sicuramente, sponda lunga.
seconda corte opposta negli angoli. Fa una buona difesa diagonale, costringe molto a mettere addirittura stecca alta Michael. Non tanto. Preferisce andarci dalla corta, quindi andandoci dalla corta, facendo una sponda sola, bella, va a stecca bassa, sì, e fa anche questa Michael, 4 punti su questo schiaffo, 83 a 38. Sta giocando benissimo, una giornata veramente splendida per lui dall'inizio proprio. Sì, diciamo, come avevo detto all'inizio, la partita più bella, detta di tanti, è stata la prima con Alberto Putignano, dove ha davvero giocato un gran bel biliardo. Questa partita è un po' figlia del fatto che il suo avversario, secondo me, non è entrato tanto in gioco e quindi ha avuto più vita facile rispetto alla gara alla partita con Putignano. Sì, ci sono stati troppi errori sicuramente all'inizio. Si è preso questo margine considerevole anche e questo margine lo aumenta con questo giro scorrente, bravissimo. Dietro il pallino. Passa vicino al pallino, addirittura ha fatto gli stretti. Si mette subito sotto al pallino con la sua biglia e adesso un altro problema per Masi, che dovrà evitare questo contatto con il pallino perché potrebbe pagare un altro tiro frontale. Tira a mandare l'avversario vicino al pallino. E si gioca un accosto, quindi internamente per cercare una steola. Una steola eventuale, infatti. E la fa molto bene. Diciamo che meglio di così questa steola non la poteva fare, perché cancella soprattutto la sponda lunga a Lunardi, che poteva arrivarci tranquillamente per fare poi un pallino da 4. Dovrà andare sulla corta molto probabilmente in basso, oppure a un 3 di calcio. Secondo me forse 5 sponde. Ma un 5 potrebbe essere anche un 5. Adesso sta valutando le 3 di calcio, lunga, corta, lunga. Sì, però. Però può giocare anche un 5 sponde allungandolo sullo stretto, può realizzare il pallino da 4. Vediamo adesso la scelta di Michael Lunardi. Ci riflette anche perché è una palla molto difficile, diciamo la verità. Sì, diciamo le 3 sponde può avere la scomodità del pallino, Alex, perché deve mettere la mano vicino alla bianca, chiaramente il pallino è in prossimità. Nelle 5 sponde è comodissimo perché ha tutto il quadrato scoperto, infatti l'hai azzeccata, Alex, le 5 sponde. Quello che avevo tirato anch'io forse, non lo so. Almeno il pallino sta sullo stretto, è un errore, l'unico errore di questo tiro che è partita corta. Però gli do un attenuante, è un 5 sponde anomalo e è difficile trovare la forza. Sì. L'azione, la forza, tutto. Vediamo la risposta ancora di Aldo Masi, cosa sceglie. Uno sfaccio di misura. Sceglie un filotto piano. Questi 2 punti non fanno un granché male a Michael Lunardi. Infatti abbiamo visto anche l'espressione di Aldo Masi, a fare il filotto. Non vorrei che fosse già un prematuro segno di resa per sì, un po' scoraggiato, l'ho visto dell'espressione. Per Aldo, duomo di 3, invece lo vediamo molto concentrato e convinto dei suoi mezzi Michael Lunardi, che va a prendersi questo pallino da 4. Rischia, sì, perché la gialla lo ributta verso il castello. Non è caduto niente. Realizza 4 punti. Questo è un episodio che poteva far girare la gara, era sempre difficile perché il distacco era abbastanza elevato, però se avesse bevuto 6 sarebbe andato 46 a 87. Ci sono 10 già scritti per magari Aldo Masi. Sì. Era un episodio che poteva girare un po' l'incontro. Questo fisso realizza 8 punti, però non mette le biglie a posto. Avrebbe dato un po' di fiducia in più ad Aldo Masi in questo caso. Sicuramente sì. D'altronde ha bisogno che lui di non sbagliare quasi più niente. Deve cercare in qualche errore di Michael, che fino ad ora errori vistosi non ha fatti. No, un giocatore preciso, attento. Quindi difficilmente lo abbiamo visto sbagliare qualcosa. Infatti vediamo ancora un bellissimo filotto di seconda passata. 3 passate, bellissimo Michael Lunardi, guardate la forza che ha impresso a questo tiro, non è casuale, con le 3 passate, con le biglie vicine si precisa meglio il filotto, quello di cui aveva necessariamente bisogno Michael per riscappare via e passare quota 100, si va ai 150, quindi sono 2 terzi
lui è già a due terzi del suo percorso per vincere questo settimo Memorial Pluto. Domani si gioca in una bellissima sala, una sala Montecatini, ha una grande tradizione di biliardo, si gioca in una bellissima sala, è il Billiard Club di Montecatini, con cui personalmente ho veramente dei ricordi eccezionali. Sì, saluto il proprietario Sauro Conforti. Sì, per quanto riguarda le tue performance, ma anche perché hai vinto un torneo, hai vinto un campionato toscano di Serie A proprio con il Billiard Club Montecatini. Sì, è stato l'ultimo campionato provinciale a squadre che si giocava. Da quest'anno mi hai dato un assist mica da poco, Alex. Da quest'anno, anzi dallo scorso anno, c'è il campionato regionale a squadre della Serie A, sì. Unito, e da quest'anno invece verrà trasmesso tutte le settimane in televisione. Quindi ci sarà un incontro che verrà scelto e verrà proposto poi agli appassionati di Sport TVL. Lo diciamo tranquillamente, la domenica sera alle 23 il primo appuntamento, poi varie repliche nel corso della settimana. Importante per vedere l'opera, appunto, i più grandi giocatori della Toscana. Intanto bellissimo sfaccio di Lunardi e continua ancora 10 punti. Continua su queste conclusioni frontali Lunardi, qui forse rimane fuori di pochissimo, però realizza sempre 10 punti, la sua lunga e si riposiziona al centro. Si mette 111-50. Adesso stretta per Masi. Questa conclusione è davvero difficile difendere. E la prende scarsa, intercetta il pallino da 3. Va a 53, trova questa parificazione che però non impensierisce Lunardi. Sono già 60 punti di distanza, sono davvero tanti. Il campionato a squadre di Serie A vedrà impegnati i più bravi giocatori toscani, a partire, se permetti, dal campione del mondo attuale 2015. Ha vinto il mondiale a Milano nel settembre 2015 in finale contro un altro toscano, Sandro Giachetti, e anche lui sarà impegnato proprio, penso, in squadra con Aldo Masi allo spaccone. Sì, Matteo Gualemi dell'Accademia. Matteo Gualemi dell'Accademia, mentre Sandro Giachetti, il vice campione del mondo, è proprio in squadra allo spaccone con Aldo Masi. Poi ci sarà un altro campione del mondo nel 1998, Davide Martinelli, che sarà impegnato nella squadra Il Biliardo, che è una che è la squadra dove di Ghezzano, di cui è padrone della sala, di cui è proprietario della sala. Poi ci saranno altri professionisti, a partire da Putignano, proprio da Alberto Putignano, il mio socio Gianluca Nascimbene, e da tutti altri categorie dei nazionali, Maurizio Di Sante, Michele Cosci, Andrea Martinelli, che è passato nazionale quest'anno. Quindi Simone Spagna che è un master, non è un nazionale, e giocherà proprio in squadra con Michael Lunardi. Quindi un grande spettacolo, e quindi ci sarà un'importante vetrina per il biliardo toscano, e quindi un'ottima opportunità a tutti gli appassionati di biliardo per vedere tutte le settimane il grande biliardo toscano. Sicuramente sarà grande biliardo per questi personaggi più bravi della Toscana, ma anche d'Italia. Ci sono veramente adesso Masi si riprende un po' con questa garuffa da 6, va a 67. Abbiamo divagato un po', ma giustamente mi hai fatto un assist per il campionato a squadre. E ci siamo, siamo vicinissimi. La partenza è per il giovedì 27 ottobre, e quindi domenica 30 ottobre ve la proporremo dalle 23 proprio su Sport TVL. Mi dispiace non essere presente molto probabilmente per il primo commento della prima giornata, però poi dopo avremo tempo di rifare. La stagione, certo, sicuramente. Importante adesso, opportunità adesso per Masi, che può battere questa biglia frontale. Certo, lo svantaggio è abbastanza importante. Infatti questa conclusione è dettata solo e esclusivamente dal punteggio. Cercato, ha giocato un angolo di misura, però non ce l'ha fatta. E adesso Michael ha praticamente, secondo me, un match point, perché se fa questo, le speranze di rimonta di Masi, secondo me, terminano. Vediamo, infatti,
Eccolo qua, 10 punti e si porta ai 124. La partita è praticamente quasi conclusa ormai. È fantastico questo filotto, la drizzata di prima intenzione, il filotto lo fa di seconda, la sua biglia fa due lunghe e si posiziona perfettamente al centro. A morire lì. In ottima difesa centrale. 124-67. Io penso che sarà questione solo di pochi minuti, Alex. Sì. Dispiace perché poteva essere una finale molto più avvincente, però secondo me l'ha fatta un po' da padrona, sia la differenza, diciamo, di motivazione tra i due giocatori, perché Masi l'ho visto davvero molto molto appagato, invece Michael l'ho visto veramente voglioso di vincere e concentratissimo su questa finale. Poi anche, guardate, spettacolare questo sette bellissimo sponde tutto biliardo per Lunardi che fa zero, ma vi assicuro che è una conclusione questa difficilissima. Alla fine è passato nel punto peggiore, ma il controllo della sua biglia è stata fenomenale, e anche il controllo dell'avversaria, passato largo sullo striscio e largo di sette sponde. Forse ti dirò, la conclusione, una delle conclusioni più belle dell'incontro è questa, che però non ha portato punti. Birilli, sì. Cadere Birilli. Domasi era in palla, però forse trova una copertura, no. Forse. Su questo sponde a biglia era un po' obbligato, non c'era l'uscita a stecca bassa, era davvero difficile. A coprire, vediamo. Risposta. 124-67, ne manca 26 a Lunardi che chiaramente non rischia niente e va all'accosto. Anche se Lunardi è giovane, non sa che delle volte le conclusioni dell'accosto possono portare a delle serie messe negli angoli. Sì. Ora, giustamente è difficilissimo, però vedi, se avesse lasciato una conclusione più facile e la poteva lasciare sull'accosto, quindi il gioco poteva, Masi poteva fare una serie di buca buca e quindi realizzare molti punti. Non c'è riuscito. Questo è un difetto di esperienza. Sicuramente. Quando poi perderà una partita che è avanti su un accosto, smetterà di tirarlo. Smetterà e ci penserà due volte prima di tirarlo nuovamente. Tanto vediamo, tiro anche questo molto bello. Eccolo. Altri 8 punti per Michael Lunardi su questa raddrizzata. È passato da una parte all'altra del pallino, è riuscito a fare questo filotto molto bello. E si porta a 132. 132-67, qui sarà solo questione di pochi minuti per avere il vincitore, che sarà Michael Lunardi, anche con poca convinzione come si approccia al biliardo Aldo Masi, che gioca a questo angolo di seconda ringaruffare, trova rimpallo. In pallo sullo stretto, infatti potrebbe essere una bella conclusione. E adesso giro per Lunardi. Gira ad andare al centro, può fare anche il pallino. Sì, pallino lì. E lo fa molto bene, ancora 4 punti. Questo pallino però lo poteva aiutare sul largo anche a trovare una buona copertura. Comunque Lunardi veramente ordinato. Preciso, sì. Pulito, come suol dirsi. Nelle conclusioni. Poche sbavature davvero in questa finale. 136-67. Si salva in questa garuffa Masi, però lascia sempre una conclusione di calcio abbastanza agevole. Vediamo. Bricolla per Michael Lunardi. Un po' stretta. Sì, leggermente stretta, sta aspettando l'occasione giusta per avvicinarsi ancora di più ai 150 punti. Adesso striscio con poco effetto per Masi, che comunque ha fatto un bellissimo torneo, alla fine ha battuto avversari sulla carta molto, molto più forti di lui, ha vinto la batteria, poi ha vinto a Gianluca Nascimbene, a Marco Bertoloni, alla fine si deve ritenere soddisfatto, certo un po' di amarezza perché alla fine questa finale è come quasi se non l'avesse giocata. Però per un giocatore, per una prima categoria, che milita nella prima categoria mi sembra da 2-3 anni, è passato pochi anni fa, arrivare a fare una finale di una gara aperta a tutte le categorie è sicuramente un ottimo risultato. A qualsiasi giocatore prima di iscriversi al torneo gli fosse detto di che
Sarebbe farebbe la finale, sì. Ci metterebbero no una firma, ma ce ne metterebbero tantissimi. In un torneo open, abbiamo visto. E qui vedete, concede l'incontro perché c'è poco da fare. Esatto, 139-67. Concede l'incontro a Michael Lunardi, quindi Michael Lunardi vince il settimo Memorial Pluto al Billiard Club Montecatini. Complimenti a lui e complimenti anche al suo avversario, ad Aldo Masi. Sicuramente. Allora ricordiamo che tra pochissimi giorni partirà, come abbiamo detto, il campionato di Serie A, quindi avremo occasione di vedere tantissimo biliardo su Sport TVL e voi rimanete con noi. Adesso però c'è una bella sorpresa. Sì, possiamo, abbiamo l'opportunità di avere ai nostri microfoni il vincitore Michael Lunardi. Allora Michael, è stato un bellissimo torneo, come abbiamo detto prima la partita più dura l'hai avuta con Putignano, questa finale sicuramente il tuo avversario non ti ha reso la vita difficile, anche se sulle conclusioni frontali che hai avuto sei stato sempre molto preciso, complimenti Michael. Grazie a tutti, grazie Nicola. E nulla, e sono stracontento del risultato che ho ottenuto. Ora mi dispiace magari che la finale non l'abbiamo giocata al massimo, ma sai, un po' di tensione, un po' di stanchezza. E nulla, gli avversari erano tutti forti, io ho giocato bene tutto il giorno e sono contento, via. Comunque davvero complimenti, perché le tue qualità le conosciamo anche in tutto il comitato regionale. Non abbiamo deciso di proporti come master quest'anno, ma di farti fare un altro anno in prima categoria. Sicuramente è una categoria che per te sta strettissima e quindi ti auguriamo di fare benissimo quest'anno e di fare benissimo anche poi una volta anche sia in regione ma sia anche sul nazionale, e quindi puntiamo davvero tanto su di te per portare il tricolore a casa. Ti metto questo tipo di pressione perché so che allenandoti come stai facendo ora la puoi sopportare e poi davvero raggiungere dei grandi risultati. Speriamo, ti ringrazio e speriamo di... Io ce la metterò tutta a fare... farò del mio meglio. Davvero, su questo non abbiamo sicuramente dubbi. Quindi Alex, allora noi salutiamo, sì, i nostri amici. Saluti, lascia a te. Sicuramente, prossimamente, come abbiamo detto, con il campionato di Serie A della Toscana, tutte le domeniche sere e in replica anche nel corso dei vari pomeriggi della settimana. E quindi Nicola, nient'altro da dire che naturalmente buon biliardo a tutti su Sport TVL. Alla prossima. Alla prossima, ciao. Salutiamo logicamente Alberto, il figlio di Pluto, che vi aspetta a Montebugianese in via Savorniana con Cinefoto Ottica Pluto, il suo negozio, dove troverete naturalmente tanti servizi importanti per matrimoni, book fotografici, eventi, occhiali delle migliori marche, centro applicazione e anche lenti a contatto.